siamo sempre primi. È vero che ci aspettavamo tutti una vittoria, iniziando dal sottoscritto e passando per i miei ragazzi e la società. Direi che nella prima frazione, parlando della partita, sicuramente non riuscivamo a trovare la chiave giusta per poter andarli a prendere. Abbiamo detto che questa Claudiense è una squadra molto propositiva, giovane, che ha qualità, e così si è dimostrato. Sicuramente non tutti abbiamo fatto in modo di un po' di deludere le attese, no? Come si diceva. Però, ripeto, il fatto che ci possa essere una giornata, un tempo dove, secondo me, nella prima frazione forse potevamo prendere anche gol. Nella seconda frazione, quando meno, da quello che ho potuto vedere, forse era il periodo migliore da parte nostra, e manco a farlo apposta hanno fatto un euro. Quindi il calcio è sempre un po' strano. Sicuramente noi abbiamo pagato forse con i sì e con i ma, che loro sono arrivati fin troppo carichi, e noi, che li stavamo un po' guardando il primo tempo invece di darsi da fare immediatamente. La prestazione è una prestazione che comunque reputo positiva, con tanti errori sicuramente, principalmente nella prima frazione. Dobbiamo guardare avanti, con fiducia, perché il campionato, come avevo detto, è lungo, non abbiamo tempo per poter recuperare, ci sono alcuni squalificati, dobbiamo vedere un po' le condizioni di Gustavo, di Ferretti, perché perdere anche Ferretti dopo 20-25 minuti sicuramente non è da poco, e quindi direi che la squadra ha fatto bene da un lato, male dall'altro, nel cercare di andarsi a prendere quella vittoria che tutti ci speravamo, ma così non è stato. Quello che gli avevo chiesto, purtroppo Stefano non sono riuscito a farlo, cioè non c'è mai stato un cambio gioco, non c'è mai stata una sovrapposizione tra Dionisi e Hillary, tra De Grassi e Busetto. Loro ci attaccavano molto, eravamo lenti nel pensiero e lenti nelle gambe. Quando ho notato questa staticità, questa lentezza, a quel punto là, dopo l'uscita di Ferretti, anzi veramente lo stavo facendo anche prima, perché ho fatto scaldare immediatamente Pittarello per poter andare a giocare con due attaccanti, e invece con l'uscita di Ferretti l'ho fatto uguale, e direi che la squadra ha preso un po' più di profondità, un po' più di velocità in avanti, e le cose, e il loro movimento, la loro dinamicità che costruivano non l'hanno più fatta. A differenza dei primi 10-15 minuti che non riuscivamo ad andarli a prendere. E è questa la cosa che chiederò domani alla ripresa ai ragazzi, il perché non sono state fatte le cose nelle difficoltà di campo. Poi sai, ogni ragazzo dirà la sua, e ci si confronterà e si valuterà un po' tutto, però c'è da anche dire una cosa, che non per difesa dei miei ragazzi, ci può stare una prestazione che forse lascia un po' d'amaro in bocca a tutti, anzi ci avevamo un attimino anche fatto un po' la bocca, però credo che questo campionato si vinca con un po' più di carattere, anche quando la squadra non si esprime bene, bisogna tirar fuori dal proprio bagaglio, secondo me, l'esperienza, i tempi delle giocate e le valutazioni di capire contro chi sta giocando e quello che è rischiato nei primi 45 minuti. Quindi non fare in modo di
sbagliare niente nella fase difensiva. Io credo che nell'Eurogol che hanno fatto loro, sicuramente 5 secondi prima abbiamo commesso un errore che abbiamo fatto in modo di fargli fare gol. E questi sono, ecco, piccoli dettagli che ti fanno vincere le partite, perché ci può stare oggi che, ripeto, secondo me non era bugiardo vincere la partita, perché i primi 20-25 minuti loro sicuramente hanno fatto in modo di metterci in difficoltà, però piano piano siamo saliti, abbiamo fatto in modo di fargli gol. Abbiamo preso coraggio, siamo andati in avanti. Il secondo tempo, secondo me, non erano più pericolosi come sono stati il primo tempo, però avevano sempre quel piglio nella fase offensiva. E noi là, secondo me, dovevamo essere più cattivi e come dico sempre, non fare in modo neanche di farli tirare in porta. Quindi la cosa che dico ai ragazzi, non dobbiamo, in questi casi qua, quando una squadra non si esprimono due, tre, quattro elementi, fai fatica, quello senz'altro. Mister, hai detto, insomma, sentivo prima che parlavi sicuramente di una prestazione che non è stata all'altezza e di un passo indietro da questo punto di vista. È chiaro che nei due pareggi che saltano all'occhio, ovviamente due pareggi consecutivi in casa, nella vostra marcia, quello con la Triestina era stato un pareggio molto diverso per come era durato. Quello di stasera, come dicevi, è stato un passo indietro. Ora ti chiedo, cosa significa che davanti a una squadra che si sa chiudere in un certo modo, il Padova va più in difficoltà del solito? E forse No, non io è un non credo caso che che oggi la avvenga in casa. Udinese si sia chiusa. Anzi, Però credo che dietro ci aveva abbia, una signora difesa, mi attaccato pare. sempre nella nostra fase difensiva, ci attaccava sempre alto, quindi non ci faceva mai giocare, hanno avuto un ritmo alto. Io credo che, da quello che ho potuto vedere, forse la Udinese sia la squadra migliore che io ho visto in queste partite qua. Non ho visto altre squadre che ci dava questa intensità, questa aggressività, hanno fatto in modo sempre per 90 minuti attaccarci sempre, ad attaccarci sempre. E quindi noi, come vi dicevo, dovevamo fare la partita perfetta, purtroppo è rimasta un attimino strozzata. Hai parlato con Ferretti, mister, ti ha detto qualcosa su... Sì, il ragazzo ha sentito contrarre un po' il muscolo e valuteremo nelle prossime 24-48 ore quello che si è fatto. Sicuramente perdere Ferretti, torniamo a un mese fa, quello che dicevamo, perdere un giocatore importante della sua caratura fisica e tecnica e di esperienza non è poco, quindi speriamo per il ragazzo e per tutti noi che non sia niente di importante. Non è lo stesso posto dell'altra volta? Neanche considerando che sono varie che mancheranno sia Cunico che Michele, giusto? Ecco, avevi chiesto anche questa cosa di evitare dei cartellini, insomma, che potessero essere evitabili. Tu come hai visto la gestione dei cartellini gialli stasera da parte Ma quello di Cunico io credo che sia stato nel momento in cui poi sai solo lui può dare la giustificazione. Da quello che ricordo io era andato un attimino a parlare con l'arbitro su un fallo, su qualche cosa. È chiaro che se non può parlare l'arbitro direttamente, il capitano direttamente con l'arbitro, penso che se tolgono anche questa comunicazione. Poi dopo, se uno lo dice un po' ad alta voce, in un momento che possa essere di tensione della gara, credo che qualsiasi persona dovrebbe anche capire e avere un attimino quell'educazione di dire: bene, capisco il momento della situazione, rispondo al capitano. Se poi dopo abbia detto altre cose, questo sinceramente. Un'altra cosa, al di là dei problemi che dicevi prima, nella ripresa in situazione di vantaggio loro vi attaccavano, però voi avete avuto grossi spazi per le ripartenze, spesso anche superiorità numerica. Ma Non c'è stato un pizzico d'egoismo? Io io purtroppo credo in certe che situazioni nel mettete secondo sempre. tempo, da quello che ho potuto un attimino vedere, forse potevamo anche fare il 2-0. Appunto. E ci sono state alcune situazioni dove la mancanza di lucidità e forse essere egoisti
egoisti un po', ricordo forse il tiro di Mazzocco che poteva darlo non so a chi, quella di Punico con Pittarello dentro l'area. Sai, sono situazioni che purtroppo una volta che vanno in mezzo al campo se le devono gestire loro e vedere loro. È anche un aspetto che, ecco, tornando al discorso di prima, per cercare di andare lassù e fare un cammino che abbiamo fatto fino ad oggi, dove ogni domenica si portava a casa i 3 punti, tutti i ragazzi facevano una prestazione quantomeno dal 6,5 in su, no? E quindi facevano le cose. Oggi sicuramente non tutti hanno fatto le cose a tratti, e la mancanza forse di lucidità o eccessiva foga nell'andare a finalizzare egoisticamente nel singolo ha portato alla squadra a non avere quella lucidità nell'andare sul 2-0. Però ripeto, abbiamo poco tempo per poter recuperare le energie, siamo sempre là appaiati, c'è il rammarico, perché c'è il rammarico, recuperiamo, perché domenica abbiamo una partita ancora più importante e quindi dobbiamo fare un attimino mea culpa, ma allo stesso tempo bisogna darsi da fare ancora di più. Ma con la mancata conquista della vetta in solitaria c'è la possibilità di un contraccolpo psicologico? No, non credo, anzi io direi che forse può essere un po' il contrario, che se fossimo andati primi ci poteva essere la contentezza e allo stesso tempo potevi mancare sotto l'aspetto di umiltà, ma la squadra non ha mai dimostrato questa caratteristica, quindi se prima avevamo l'osso in bocca, ce lo teniamo in bocca, ci rode un po' il tutto e andiamo avanti.